Buonasera a tutti e benvenuti al Palla Basletta di Vigevano per questa quinta giornata di campionato di basket Serie B targato Old Wild West. Si affrontano questa sera Elachen Vigevano e LTG San Giorgio sul Legnano. Questa sfida sarà sicuramente molto interessante, potremmo sintetizzarla in questo modo: l'esperienza di Vigevano contro la gioventù di San Giorgio, ma sarebbe una sintesi troppo scarna. In realtà sarà una partita ricca di motivazioni, perché da un lato Vigevano vorrà riscattarsi per la brutta e opaca prestazione in quel di Oleggio nel turno infrasettimanale, dall'altra parte, sulle ali dell'entusiasmo, la formazione di San Giorgio riduce dalla quarta vittoria su quattro partite in trasferta di un punto contro Empoli e vorrà sicuramente continuare il suo trend positivo. Dall'altra parte si ritroverà una Vigevano, come dicevo, ricca di motivazioni per ritornare alla vittoria dopo questa sconfitta che, per il modo in cui è arrivato, possiamo dire inaspettata, dopo essere stata avanti anche di tanto durante l'incontro a Castelletto Ticino contro la Mami Oleggio. E stasera sicuramente i giocatori di Coach Piazza troveranno il modo di sapersi rifare. Dall'altra parte la formazione della San Giorgese può contare su elementi di esperienza come Salvatore Parlato e Stefano Colombo, poi abbiamo tutta una serie di giocatori interessantissimi, giovani del 96, del 97, alcuni anche del 2000, e vedremo cosa riusciranno a combinare contro l'esperienza di Vigevano. Ricordiamo che in questo momento la classifica vede al primo posto in battute Omegna e la stessa San Giorgio sul Legnano, che forse nel precampionato non si aspettava di essere così in alto dopo le prime quattro giornate. Ma poi si sa, quando una squadra ci prende il gusto con la vittoria vuole continuare su quella linea. Sul fronte vigevanese abbiamo due vittorie e due sconfitte a quattro punti, quindi una posizione di metà classifica che qua sicuramente in casa sarà difficile per gli avversari espugnare questo fortino. Vigevano vorrà sicuramente fare anche delle vittorie in trasferta e in questo senso prima arriveranno meglio è per tutti, per l'ambiente che comunque si è ricompattato in settimana dopo l'ultima trasferta in quel di Castelletto. Vediamo stasera cosa succederà. Diamo anche un po' di numeri su questa sfida. Per quanto riguarda San Giorgio sul Legnano, i giocatori sui quali la squadra si appoggia di più in fase offensiva sono sicuramente il numero 57 Parlato con 12 punti di media, il numero 9 Rota con quasi 11 punti di media, Marcello Cozzoli con 10 punti di media e i vari Bocconcelli e Roveda con 9 punti di media, senza dimenticare il top scorer Guido Scali a oltre 14 di media dalla lacciata di scarpa. Per quanto riguarda invece Vigevano, i 5 giocatori più utilizzati sono i lunghi Benzoni, Birindelli e completano il quintetto poi Panzini, Verri e Ferri con
oltre 25 minuti di media ciascuno. Per quanto riguarda i punti, la formazione ducale può contare sui quasi 13 punti di media del numero 0 Verri e sui 11 punti di media di Lorenzo Panzini, Birindelli e Daniele Benzoni. Una chiave della partita, a mio parere, sarà vedere come Vigevano nelle primissime battute riuscirà a sbloccare questa inerzia negativa che nella testa dei giocatori potrà ancora esserci, reduci da questa sconfitta contro Leggio, appoggiandosi sui lunghi di esperienza, Birindelli, quali Benzoni, Petrosino, contro... E adesso la presentazione. Campionato di Serie B, Home and West, title sponsor. Title sponsor del campionato di LNP, vi dà il benvenuto alla partita Era che Vigevano 1955 contro LTC San Giorgese Masco. La partita si gioca con pallone molte, pallone ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Entra a far parte della tribù del Basket, da Home and West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l'abbonamento, avrete il 15% di sconto tutti i giorni. Verificate sul sito homeandwest.it/LNP l'elenco dei ristoranti aderenti. LTC San Giorgese Basket, con il numero 4, Porconcello, con il numero 7, Roveda, con il numero 8, Scagli, con il numero 9, Roda, con il numero 12, Cozzoli, con il numero 14, Levani, con il numero 15, Colombo, con il numero 22, Iani, con il numero 40, Poso, con il numero 57, Parlato, coach Daniele Quirici, assistant coach Davide Roncari e Silvano Piccarelli.
ultimi tre minuti prima di questo fischio d'inizio. Dicevo, una delle chiavi della partita sarà come Vigevano riuscirà ad avvicinarsi a canestro facendo valere l'esperienza dei propri lunghi. Dall'altra parte San Giorgio cercherà facili canestri in contropiede, alzando un po' il ritmo di questa partita. Si sa, in trasferta è oro che cola tutto ciò che viene dal contropiede, e San Giorgio sicuramente vorrà far valere tutta la giovane età dei suoi componenti. Riscaldamento già ultimato per San Giorgio, vediamo adesso l'uscita dei quintetti in campo, vediamo se Vigevano partirà col solito quintetto Panzini, Ferri, Verri, Petrosino e Benzoni. Ultime indicazioni da parte dei coach. Dobbiamo dire che in queste prime quattro partite la fase difensiva della squadra ducale è sempre stata molto attenta, forse qualche sbavatura nell'attacco con quarti dove venivano segnati 20 più punti e altri in cui si faceva fatica ad arrivare a 15, ma si sa, siamo all'inizio della stagione, i meccanismi devono ancora perfezionarsi del tutto e quindi sicuramente i giocatori di Coach Piazza sapranno trovarsi al meglio sul campo nel proseguo di queste partite. Per San Giorgio col numero 57 Salvatore Parlato, sicuramente sarà dei 5 anche il top scorer Guido Scali col numero 8, giocatore che dovrà essere limitato dalla squadra ducale fin dai primi minuti per non far prendere confidenza col canestro a questo giovane talentuosissimo della formazione ospite. Vediamo anche il numero 12 Cozzoli, il numero 22 Di Gianni, e completano il quintetto il numero 40 Francesco Toso e il numero 9 Eugenio Rota. Per Vigevano solito quintetto con Vecerina che prende il posto di Ferri. Tutto pronto per la palla 2, Petrosino contro Toso, e vince questa palla 2 Vigevano con Benzoni che raccoglie il pallone per Panzini che imposta la manovra per Vecerina subito sull'angolo sinistro del campo al centro per il numero 0 Verri, piccolo centrale con Petrosino, ancora Vecerina, Benzoni consegnato, attacca Vecerina subito, aggressivo e canestro di Vecerina da due punti, bravo a incunearsi nella difesa ospite. San Giorgio in attacco adesso col numero 40 Toso, cerca il consegnato per i playmaker, numero 8 Scali, scarica fuori, Rota, penetrazione a resto e tiro da due, canestro per San Giorgio, due pari. Vecerina chiama mano alta, uscita dai blocchi quindi per l'esterno Verri,
che effettua un pick and roll con Petrosino. Adesso la palla è nelle mani del numero 4 Panzini, che insiste nel palleggio, poi scarica la palla vicino, che è ancora aggressivissimo Becerina, è ancora canestro del giovane talento proveniente dall'Armani Jeans. Vigevano 4, San Giorgio 2. Riccio in attacco di Scali con numero 8, stoppato da Petrosino, e poi la palla di Vigevano, poiché il numero 8 di San Giorgio ha pestato la linea di fondo. Partito benissimo Becerina, che in queste prime 4 partite forse non ha dato tutto quello che poteva e ha molta voglia di rifarsi, il giovane Ducale. Vigevano in attacco con Benzoni, palla dentro intercettata dalla difesa legnanese, adesso sarà rimessa in attacco per la formazione di casa. Vediamo se ne incarica Becerina, esce Benzoni, Panzini, pick and roll con Petrosino, ripick and roll che rolla dentro, cercato dal previgevanese Petrosino e trova il canestro con un po' di suspense il numero 10 Ducale. Vigevano allunga sul 6-2. Ora San Giorgio attacca col numero 9 Rota, che scarica per Toso. Toso di nuovo fuori per Rota, che insiste nel palleggio, resta tiro. Vediamo se Vander sbaglia, ma c'è a rimbalzo il fallo di Petrosino e sarà una rimessa per San Giorgio. Alla meglio il numero 22 di Gianni nella lotta rimbalzo in attacco contro l'esperto lungo vigevanese. Ancora Rota col pallone, uscita dai blocchi degli esterni, ma attacca Scali che non ne vuole sapere e fa bene, perché si infila nella difesa, una penetrazione, un misto di tecnica e potenza qui per il numero 8, giovanissimo esterno del 98. Vigevano in attacco adesso con Benzoni, pick and roll con Verri, Petrosino, poi ancora Becerina, vediamo se sarà aggressivo ancora, attacca, cerca lo scarico dentro per Petrosino, fuori per Benzoni, Benzoni tripla di Benzoni, sbaglia ma ci stava, bravo il Benzo a provarci. Adesso San Giorgio subito in attacco, ritmi alti in questa fase di gioco per San Giorgio sul Legnano. Difesa Vigevano che recupera il pallone, adesso transizione della stessa formazione Ducale, fallo fischiato nei confronti del numero 7 vigevanese, che attacca ad ogni situazione possibile, ma fa bene il numero 7 Becerina. Verri alla rimessa, Panzini piccherò il Petrosino, subito il Panz prova la tripla, sbaglia ma la difesa è passata dietro, ci poteva stare. San Giorgio già in attacco col numero 9 Rotta, piccherò laterale forte di Toso, Toso che cerca l'alley-oop e sbaglia la conclusione, Vigevano subito corre in contropiede, di nuovo Becerina tenta per un momento di attaccare, ci ripensa, pick and roll, ripick and roll con Petrosino, poi scarico dall'altro lato per Verri, di nuovo Panzini, bellissima di azione questa di Vigevano, serie fitta di passaggi a trovare l'uomo più smarcato e poi palla filtrante per il lungo Petrosino, che subisce il fallo della difesa di San Giorgio. Avrà a disposizione due tiri liberi il numero 0, no, mi correggo, il numero 10 Petrosino. Va il primo, si prende il 5 del compagno Benzoni e le indicazioni del play Panzini, vediamo se ci sarà un pressing, e va anche il secondo, niente pressing, è solo una difesa allungata quella di Vigevano. San Giorgio ora con play Rota a impostare l'azione d'attacco, Scali dentro per il numero 22 di Gianni, che riscarica fuori per Toso, Toso ancora per il numero 12 di San Giorgio, che sbaglia questo tiro, Scali di tripla, sbaglia, rimbalzo Petrosino e Vigevano
in attacco con Panzini. Pick and roll d'ingresso, attacca il Panz, scarica fuori per Verri che tenta la tripla e va a segno Patrizio Verri da tre punti. Vigevano massimo vantaggio 11-4 a 5 minuti e 50 dalla fine del primo quarto. Uscita dai blocchi del numero 8 Scali, ma l'arbitro vede un fallo sui blocchi fischiato in favore del numero 12 Marcello Cozzoli. Sarà semplice rimessa nella metà campo offensiva, vediamo chi uscirà per il pallone. Numero 9 Rota, scarico di nuovo per Cozzoli che in arresto e tiro attacca Vecerina e ha la meglio sul giovane Ducale, piazzando questo bellissimo arresto e tiro con annesso crossover. Post basso adesso per Panzini che attacca subito, scarica fuori, bellissimo scarico del Panz per Benzoni da tripla e va a segno anche il Benzo. Bella azione d'attacco questa per Vigevano, bravo Panz. San Giorgio adesso a fare un pick and roll centrale con Rota che però viene intercettato da Verri, il passaggio di uscita del pick and roll. Verri che attacca, virata di Verri, step back e canestro. Bellissima anche questa conclusione, bella fase di gioco. Vigevano massimo vantaggio 16-6 più 10. Ora San Giorgio che dovrà tentare di recuperare lo svantaggio con Scali che fa saltare il lungo di Vigevano e la insacca per il meno 8. Dicevamo che Vigevano dovrà essere brava a limitare questo talentosissimo esterno di San Giorgio. Intanto Panzini scorribanda centrale, scarica fuori Vecerina, Benzoni, vediamo che attacca in post basso il Benzo, scarica fuori per Petrosino, di nuovo Vecerina, mano sinistra, Vecerina scarica per Verri, tripla allo scadere Patrizio Verri, 19-8 per Vigevano e 8 punti di Verri in questo primo quarto. Ora difesa Vigevano, sugli aiuti si trova il numero 7 Vecerina contro Cozzoli che attacca aiutandosi un po' col braccio esterno ma trova lo scarico fuori per il piccolo play che cerca la tripla, di nuovo però prende rimbalzo, scarica fuori per il lungo Toso che subisce il fallo della difesa di Vigevano, forse un po' sorpresa da questo rimbalzo d'attacco del più piccolo in campo del play di San Giorgio Rota. Rimbalzo in attacco che ha trovato un po' impreparata in questo frangente la difesa Ducale e allora Toso avrà due tiri liberi a disposizione. Sbaglia il primo, emette però il secondo Toso. Legnano si riporta sotto di 10 lunghezze, 19-9, ma Vigevano è in controllo in questa fase della gara. Vecerina piccherò centrale con Petrosino che rolla dentro per un comodissimo appoggio da due punti. Qui San Giorgio si addormenta letteralmente e permette a Vigevano di metterla da due punti molto facilmente. San Giorgio in attacco con una dubbia partenza di Diani, poi scarica per il lungo Toso che in acrobazia fa un pregevolissimo canestro a ridurre le distanze. Ultimi tre minuti di questo primo quarto. Piccherò laterale Verri, forse c'è un fallo e così è, viene fischiato dalla difesa, viene fischiato dagli arbitri che ricordiamo essere i signori Bonotto e Zaniboni. Intanto doppio cambio per Legnano, entrano con il numero 4 Bocconcelli e con il numero 15 Colombo. Esce tra gli applausi scroscianti del pubblico vigevanese il mattatore di questo primo quarto, Patrizio Verri, che cede il posto al numero 3 Ferri. Rimessa Vigevano laterale. Panzini subito piccherò laterale con Benzoni, scarico per Petrosino, riscarico fuori per Vecerina che pensa un attimo ad attaccare, poi fa il pick and roll e perde però un po' la maniglia
glielo perdoniamo, visto l'inizio roboante di primo quarto di Vecerina e il successivo adesso recupero in difesa. Bravo il giovane Ducale a non demoralizzarsi dopo l'errore in attacco e a ritornare concentrato in difesa per questo intercetto. Nel frattempo entra per Vigevano il numero 20 Birindelli per un positivissimo Petrosino, anche egli applaudito dai tifosi vigevanesi. San Giorgio in attacco con il numero 7 Rovera, scarico per Parlato, fino adesso molto calmo il numero 57 Parlato, che si incarica di questa conclusione sbagliata che non prende neanche il ferro. Poi San Giorgio è brava a prendere rimbalzo in attacco e a riattaccare subito col numero 7 Rovera, che sbaglia la penetrazione, poi pallone toccato, dicono gli arbitri, seppur lievemente, da Vigevano, e quindi sarà rimessa in attacco per San Giorgio. Se ne incarica il numero 4 Bocconcelli, serie di blocchi per gli esterni, Rovera a uscire, poi ancora lo stesso Bocconcelli, palleggia resta tiro, esecuzione pulitissima dell'esterno di San Giorgio per il meno 8, 21-13 sempre per Vigevano. Intanto è entrato anche il play ducale Minoli per Panzini. Benzoni su linea 3 punti, attacca step back del Benzo, classica conclusione che non ha esito positivo, rimbalzo San Giorgio con Digliani che va in attacco e scarica per il numero 4 Bocconcelli, insistito uno contro uno in post basso, che trova il fondo della retina. Bravo anche qui il numero 4 Bocconcelli, i suoi ultimi due canestri di San Giorgio, che ricuce sul meno 6. Vigevano in attacco con Vecerina, piccherò con Birindelli che si apre, ma bravissimo ancora una volta il numero 7 Ducale a trovare l'ennesima penetrazione vincente. 3 su 3 in penetrazione qui per Vecerina in questo quarto. Intanto Parlato ad attaccare, stoppato da Benzoni, e Vigevano allora può correre, estendersi in contropiede con Vecerina che è subito aggressivo, tenta la bomba ma non va, ci stava vista la palla recuperata. Parlato ora sul fronte d'attacco a trovare la bomba per San Giorgio, che riduce lo svantaggio a 5 lunghezze, 23 Vigevano, 18 San Giorgio. Benzoni ora invitato a tirare da 3 punti e è un errore imperdonabile questo della difesa di San Giorgio, perché il Benzo non ci pensa due volte e insacca l'ennesima tripla. Vigevano 26. Bocconcelli ora scarica su Parlato, si sente caldo il numero 57, per un attimo perde la maniglia, poi Vecerina a intercettare, prova il contropiede Vecerina ma piazza indica al giovane Ducale di aspettare per gli ultimi 8 secondi dell'azione. Minoli dovrà adesso attaccare, mancano 5 secondi, Minoli in penetrazione, scarico per il numero 3, bomba sbagliata di Ferri, ma bellissimo primo quarto dove Vigevano domina 26-18. Allora facciamo un riepilogo dei punteggi, dei punti del primo quarto. Per la Elachen Vigevano abbiamo 6 punti per Vecerina, 6 punti per Benzoni, 8 per Verri e 6 per Petrosino. Per quanto riguarda la LTC San Giorgese abbiamo 4 punti per Scali, 3 punti per Parlato, 2 punti per Dianni, 4 per Bocconcelli, 2 per Cozzoli, 2 per Rota e 1 per Toso. Per quanto riguarda i falli, al momento abbiamo un fallo per Vecerina e un fallo per Verri e uno per Petrosino per quanto riguarda la Elachen, mentre per la LTC abbiamo un fallo di Dianni, uno Cozzoli e uno Toso. Quindi ora vi lasciamo alla pubblicità, a più tardi.
Eccoci ritornati per questo inizio di secondo quarto. Vigevano conduce il gioco per 26-18. Direi la formazione ducale in controllo in questi primi 10 minuti. Ha saputo far valere tutta la sua esperienza e tutta la voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale. Adesso San Giorgio in attacco col numero 7 Rovera, che si incunea nella difesa e subisce il fallo. Spiccano per il momento i 10 rimbalzi totali di squadra di San Giorgio, molto reattiva su questa fase di gioco, contro i 3 totali di Vigevano. Quindi possiamo dire, se ancora un po' in partita, Legnano lo deve soprattutto ai possessi garantiti dai rimbalzi in attacco. Intanto Rovera segna il primo tiro libero. E invece per quanto riguarda Vigevano, spiccano i 7 assist di squadra, dimostrazione di come la manovra ducale sia stata fluida nella prima frazione. Segna nel frattempo anche il secondo tiro libero e quindi Legnano è sotto di 6 punti, 26-20 per Vigevano. Birindelli attacca in post basso, scarico fuori, bassi di nuovo, ancora Birindelli in post basso, cerca i compagni, bellissima finta dell'oriundo che chiama 6 tifosi se mai ce ne fosse bisogno, perché qua il pubblico ducale è sempre caldo. Parlato dall'altra parte del campo, in sacca da 3 punti e non ci si può distrarre nemmeno un secondo, perché le mani dei giocatori di San Giorgio sono caldissime. Minoli in attacco, Ferri, bassi, pick and roll, adesso bella fase di gioco. Ferri attacca, trova il centro dell'area galleggiando ma sbaglia, forse un mezzo contatto. San Giorgio già in attacco, ritmi altissimi, penetrazione Bocconcelli fuori per Parlato, caldo, e trova ancora una volta la bomba Salvatore Parlato, che picchia la mano sul proprio petto stuzzicando un pochino il pubblico vigevanese. Salvatore Parlato, ricordiamo i suoi trascorsi in quel di Avellino in Serie A, pochi minuti, ma ciò dimostra come sia importantissimo questo elemento della squadra di San Giorgio per l'allenatore. Ora minuto chiamato da coach Piazza, che vuole un attimo registrare la difesa sugli scarichi per non permettere queste facili conclusioni ai tiratori di San Giorgio. Nessun cambio per Vigevano. E ovviamente nessun cambio per San Giorgio, che ha ritrovato un po' di inerzia in questa fase. E vediamo che gli arbitri sanzionano un fallo tecnico alla panchina di Vigevano per proteste del coach Piazza. Non abbiamo ben capito le rimostranze della panchina di Vigevano, ma Parlato sbaglia il tiro libero per la sanzione del fallo tecnico. Adesso il pubblico è molto caldo anche nel fischiare il numero 57 di San Giorgio. Vigevano in attacco, Birindelli, bassi, pick and roll, Birindelli bassi, bassi per un attimo, pensa di tirare, scarica per il liberissimo Minoli da 3 punti, piedi per terra, sbaglia Minoli la conclusione, ma lotta il numero 0 Ferri, che conquista la rimessa in attacco per Vigevano. Con tutte queste triple San Giorgio nel frattempo è tornata sotto di 2, 28-26 per Vigevano, dopo essere stata sotto anche di 10 lunghezze nel primo quarto. Minoli ad attaccare con la mano sinistra e a trovare la penetrazione d'esperienza, infilando da 2 punti con il braccio sotto le braccia del giovane play di San Giorgio. Ricciolo del numero 4 Bocconcelli, che trova il fallo della difesa
vigevanese e nello specifico di Matteo Bassi, che se ne incolpa subito per evitare di surriscaldare ulteriormente l'atmosfera già calda dopo il tecnico fischiato a piazza. Sbaglia il primo tiro libero Bocconcelli. E sbaglia anche il secondo, sorprendentemente. Rimbalzo Vigevano, Minoli a impostare l'azione d'attacco. Corna, doppio blocco alto con i lunghi coinvolti. Bassi, penetrazione, prateria centrale, arresto e tiro che ci stava, sbagliato. Ritorno in difesa controllato per Vigevano. San Giorgio smarca ancora Parlato e questa sarà un'azione da rivedere in difesa per Vigevano, che però è già sul fronte offensivo. Palla intercettata, dicevamo, sul pick and pop del lungo di San Giorgio. Vigevano dovrà per forza far arrivare un aiuto sul lato debole per evitare l'ennesima tripla del numero 57 di San Giorgio. Palla nelle mani di Verri, piccherò centrale con Birindelli che rolla dentro. Peccato per questo intercetto, Parlato che a condurre questo contropiede. Bel passaggio per il lungo che scarica fuori, ma la palla è di Vigevano. Bocconcelli non riesce a trattenerla. Adesso gli arbitri ricordano Aquilici, allenatore di San Giorgio, che prima di toccare il pallone con le proprie mani deve aspettare che sia uscito. Vigevano in attacco con Panzini, scarico fuori per Birindelli che attacca subito il fondo, perde un po' la maniglia qui l'oriundo Ducale. San Giorgio allora con Scaglia a condurre l'azione d'attacco. Rovera per un attimo ci pensa se tirare o meno, infatti poi arriva la conclusione che purtroppo per Vigevano ha esito positivo. San Giorgio torna sul meno uno. Adesso Minoli a impostare la manovra, Birindelli, Verri subito di prima intenzione, bomba che sfiora soltanto il ferro, forse un po' affrettata questa conclusione dell'esterno vigevanese. Ora è Scali ad attaccare con la mano sinistra, dice che vuole giocarsela solo in uno contro uno. Vediamo cosa combina il top scorer della formazione sangiorgese. In effetti porta a casa il fallo di Benzoni. Dovrà stare attento il Benzo a non caricarsi di troppi falli. È solo il primo per il lungo di Vigevano. E ora San Giorgio avrà l'opportunità di mettere addirittura il naso avanti. Sbaglia il primo tiro libero Scali, col pallone che si incastra tra il ferro e il tabellone. E segna il secondo tiro libero Scali per la parità, 30 pari. Ora Panzini, come di consueto, a manovrare per Birindelli, consegnato con Ferri. Solita difesa che passa dietro nel primo piccherò di Legnano, di San Giorgio, scusate. Birindelli prova di prima intenzione il resto tiro sbagliato. San Giorgio senza un attimo di pausa, subito in attacco, Parlato ad attaccare mano destra contro Benzoni che intercetta, pallone fuori, rimessa laterale per San Giorgio. Cambio intanto nelle file sangiorgesi, rientra il numero 9 Rota per il numero 7 Roveda. Rota, mano sinistra ad attaccare, consegnato per Scali. Un po' incerta adesso la manovra, Scali
non sa cosa fare del pallone, quindi tira da tre punti, sbaglia, rimbalzo d'attacco, l'ennesimo rimbalzo d'attacco di San Giorgio che dà un altro possesso al numero 9 Rota, attacca ancora Bocconcelli con numero 4, fase un po' confusionaria questa, e ancora un rimbalzo d'attacco per Bocconcelli che attacca e Vigevano deve essere attenta a non concedere tutti questi ulteriori possessi ai giovani San Giorgio. Sono tutti possessi che permettono ulteriori tiri che possono fare molto male. Rientra nel frattempo Petrosino per Birindelli nelle file vigevanesi. Vigevano che ha esaurito il bonus con questo fallo, mentre invece San Giorgio non ha commesso alcun fallo in questi primi 5 minuti di quarto, e scommetto che sia proprio questo il motivo della protesta di coach Piazza, che chiama minuto. Colombo intanto è entrato, Colombo, Stefano Colombo, classe 95, uno degli elementi più esperti della formazione di San Giorgio, parlato da attaccare sul centro, sbaglia la conclusione, Benzoni si becca una mannaiata non sanzionata dall'arbitro, palla nelle mani di Verri, ancora Benzoni, passaggio consegnato per Ferri, e adesso invece il fallo viene sì sanzionato dagli arbitri, avrà due tiri liberi il numero 3 Ferri. In questa fase del gioco stiamo vedendo gli arbitri che lasciano un po' correre i piccoli falletti, se così si possono chiamare, e quindi dovrà essere brava Vigevano ad adeguarsi al metro arbitrale, non farsi nervosire ed andare avanti a giocare. Tra i fischi del pubblico di casa esce il numero 57 Parlato, autore fino adesso di una prova sicuramente positiva in ragione delle numerose bombe messe a segno. Intanto Ferri sbaglia il primo tiro libero, mette però il secondo, riportando avanti Vigevano seppur di un punto, 31-30 a 4-50 dalla fine. San Giorgio ad attaccare, pick and roll centrale a segno Colombo, ben condotto questo attacco di San Giorgio che ritorna avanti di uno. Panzini mano sinistra, attacca, scarico per Petrosino, Petrosino mano sinistra, bellissimo semigancio in penetrazione. Difesa adesso Vigevano molto aggressiva con Ferri, scarico per Diani che attacca Benzoni sul centro, mano destra Diani, poca forza ma è bravissimo ancora una volta, rimbalzo d'attacco il numero 15 Stefano Colombo a trovare la conclusione. Panzini, palleggio insistito, brava San Giorgio qui a mettere il petto e anzi anche a recuperare il pallone e a impostare la mano d'attacco con numero 9 Rota, ancora per Colombo, caldo in questa fase, prova il palleggio, resta tiro e costringe coach Piazza a chiamare il minuto. Provano a farsi sentire adesso i tifosi di San Giorgio che sul più 3 raccoglie il massimo vantaggio, 36 a 33 adesso il punteggio per San Giorgio. Vigevano sul bonus dovrà essere brava a non concedere in questi ultimi 3 minuti dei falli stupidi che possono permettere alla formazione ospite facili tiri liberi. Dicevamo, i rimbalzi d'attacco come motivo principale d'analisi di questo primo tempo, erano già 10 rimbalzi totali e 6 quelli d'attacco nel primo quarto, saranno sicuramente aumentati in questa seconda frazione. Abbiamo un complessivo 17 a 7 per San Giorgio su Vigevano alla voce rimbalzi, vedremo poi fine secondo quarto quale sarà il conteggio complessivo, però in ogni caso vediamo su questo fondamentale molto più reattiva e pronta San Giorgio.
squadre tornano in campo. Panzini quasi pressato dalla difesa sangiorgese, adesso Benzoni consegnato, solito gioco d'ingresso, Petrosino rollerà, scarico per Vecerina, che bellissimo assist di Vecerina per la difesa di San Giorgio, è un'azione questa da rivedere sicuramente, troppo facile questo canestro per Vigevano. Rota adesso un po' a indugiare in palleggio, Scali ad attaccare mano destra, ancora pick and roll dentro per Colombo, scala benissimo la difesa di Vigevano costringendo Colombo a un difficile canestro da due punti del numero 15. Colombo è sempre lui in questa fase a insaccare per San Giorgio, che costringe anche al fallo Benzoni, che proprio in ragione di questo fallo lascia il posto al numero 20 Birindelli. Piazza non vuole rischiare l'esperto lungo vigevanese per questi ultimi tre minuti di quarto. Cortissimo questo tiro libero aggiuntivo per Colombo, e intanto torna anche il numero 57 Parlato per il numero 8 Scali. Quasi pressing qua di San Giorgio, Panzini in attacco per Vigevano, piccherò con Petrosino, attacca sul centro il Panz, Vecerina, piccherò il Petrosino, Vecerina, piccherò che tanto ha fatto male in questo inizio di gara. Birindelli prova la penetrazione ma è ben contenuto dal numero 15 Colombo, che per un attimo riesce anche a controllare il pallone, ma sarà rimessa in attacco per Vigevano. Dovranno essere bravi i lunghi vigevanesi ad abituarsi a questi piccoli contattini non sanzionati dagli arbitri. Panzini tenta un difficile tiro, però doveva farlo il Panz perché scadeva il tempo. Adesso senza un attimo di tregua in attacco San Giorgio prova ancora a conquistare un rimbalzo d'attacco, ma è Vecerina a impossessarsi del pallone, a chiamare a sé Petrosino per il pick and roll. Vecerina in attacco, Petrosino ancora adesso prova lottando in attacco e trova la conclusione Petrosino. Bravissimo qui il lungo di Vigevano a farsi spazio in mezzo alla difesa sangiorgese. Vigevano meno 1, 37-38, Colombo ancora con molto spazio e questo tipo di conclusione ce l'ha nelle corde Stefano Colombo, che riporta i suoi a più 3. Ora è Ferri col pallone in mano, ma viene fischiato fallo in attacco su un blocco ad un lungo. E Petrosino che lascia il posto a Verri. Buona la prova fino adesso di Lorenzo Petrosino. Cambio anche per San Giorgio. Esce un ottimo Stefano Colombo, il più caldo dei suoi in questi ultimi minuti. Cambia assetto tattico Quilici, inserendo un esterno per il lungo Colombo. San Giorgio in attacco con Cozzoli, palla dentro per Parlato che scarica ancora di fuori per una conclusione da tre punti sbagliata da San Giorgio, rimbalzo per Verri. Ora Panzini con la palla in mano preferisce andare dalla parte di Ferri, dentro per Vecerina, post basso di Vecerina che conclude sbagliando, poi rimbalzo di Roveda che commette forse fallo, interpretazione discutibile questa per gli arbitri che vedono un fallo per la difesa di Vigevano del numero 4 Panzini, che non ci sta e dice di no con la testa. Situazione al limite questa, fallo molto discutibile, ci poteva stare il fallo alla difesa
tanto quanto il fallo in attacco. Sono queste le situazioni che portano maggiori attriti per gli arbitri, ma le squadre devono accettare quelle che sono le decisioni arbitrali. Ora purtroppo Panz deve lasciare il campo non convintissimo, vediamo, guarda male l'arbitro che però non ne vuole sentire convinto di quello che ha fischiato. Due tiri liberi per San Giorgio. E mette il primo Roveda. E sbaglia il secondo. Rimbalzo Birindelli e poi Minoli. Adesso raddoppiato dalla difesa San Giorgio. Birindelli. Tocco della difesa sangiorgese. Sanzionato. E qui protesta il pubblico. Ironicamente, tutti questi fallettini che prima non erano stati fischiati adesso hanno trovato il fischio dell'arbitro. Vecerina intanto in attacco ad attaccare, bello scarico per Birindelli, sotto canestro, passo e tiro, ma scarico fuori per Verri che segue il tiro sbagliato, rimbalzo in attacco di Verri, bravissimo nella lotta, che trova fallo San Giorgio. Partita molto maschia in questo frangente. Cambio per San Giorgio, esce il numero 12 Cozzoli per il rientrante numero 8 Scali, Guido. Minoli in attacco, pick and roll, Birindelli, ancora Minoli, scarico fuori per Verri, Verri prova a rincunearsi nella difesa, ancora scarico fuori per Vecerina, bisogna tirare però, Vecerina mi smentisce con questa bellissima penetrazione con l'European Step. Vigevano sotto di 2, 39-41 per San Giorgio che è subito in attacco col numero 7 che scarica dentro per il compagno che prova un tiro da fuori, Ferro sbaglia, il numero 22 di Gianni, poi recupera il pallone Vigevano, adesso in contropiede Minoli per la parità, 41 pari, e ora questa azione costringe San Giorgio a chiamare il minuto. 41 pari a 20 secondi dalla fine di questo secondo quarto. Dicevano brava a ricucire lo svantaggio pur minimo nei confronti di San Giorgio, che ora avrà l'ultimo possesso di questo primo tempo. Bel primo tempo questo al Palabasletta. Vigevano in controllo nel primo quarto, poi San Giorgio fa qualcosina di più nel secondo costringendo a un recupero Vigevano. Partita con molti contatti, devo dire che dopo un inizio secondo quarto nel quale i giocatori di Vigevano si guardavano un po' straniti per i mancati fischi, hanno saputo adeguarsi al metro arbitrale, e forse anche per questo che i giocatori ducali hanno saputo ricucire lo strappo e ora sono sul punteggio di 41 pari. Vediamo cosa avrà disegnato il coach Quilici per questi ultimi 20 secondi. Palla nelle mani del numero 9 Rota, doppio piccherol alto, Toso si butta dentro, Parlato vuole lo scarico, poi piccherol, si butta dentro Roveda col numero 7, bella penetrazione del giovane play sangiorgese. Adesso Verri per il tiro da tre punti, sbagliato, si gira verso gli arbitri ma non c'è il fallo. Diamo un po' di numeri. Allora, quindi termina qui il secondo quarto con la LTC Sangiorgese in vantaggio per 43-41 sulla Elachem Vigevano. Intanto un attimino che si aggiornano anche le statistiche.
parziale di questo quarto, 25 a 15 per la formazione ospite. Punteggi per la Elachen Vigevano: 2 punti Birindelli, 8 punti Verri, 4 Minoli, 1 Ferri, 8 Vecerina, 12 Petrosino e 6 Benzoni. Per quanto riguarda invece la LTC San Giorgio Sulegnano, abbiamo 2 punti di Cozzoli, 1 di Toso, 2 di Rota, 8 di Roveda, 9 di Parlato, 5 di Scali, 4 di Bocconcelli, 10 di Colombo e 2 di Dianni. Situazione falli, al momento Vigevano 11 falli fischiati, mentre San Giorgese 6. Nella fattispecie abbiamo 2 per Benzoni, 2 per Petrosino, 2 per Panzini, 1 per Bassi, 1 per Vecerina, 1 per Verri e Birindelli. Per quanto riguarda invece la LTC abbiamo 2 falli Cozzoli, 1 fallo Toso, 1 Parlato, 1 Bocconcelli e 1 Dianni. Quindi diamo ora la linea alla pubblicità, a più tardi per il secondo tempo. Ben ritornati al Palabasletta di Vigevano per questo inizio terzo quarto tra Elachen Vigevano e LTC San Giorgio Sulegnano. Diamo un po' di numeri e una chiave di lettura per questo vantaggio di due lunghezze da parte di San Giorgio. Entrambe le squadre hanno tirato bene da due punti, un 68% per Vigevano, un 57% per San Giorgio, e male da tre punti, 31% per Vigevano, 36% per la formazione ospite. Formazione ospite che però ha fatto valere un dominio a rimbalzo. Abbiamo un 20 a 13 per San Giorgio, e di questi 20 rimbalzi ben 10 sono stati catturati in attacco, e sono davvero tanti anche nel corso di un'intera gara, figuriamoci in due quarti. Altra voce statistica che ha visto dominare letteralmente formazione ospite sono stati i tiri liberi, ben 12 tiri liberi tentati da San Giorgio, 4 invece soltanto per Vigevano. Formazione in campo per Vigevano, quintetto di inizio con una sola variazione: Birindelli al posto di Petrosino e per San Giorgio in campo Bocconcelli, Rota, i lunghi Parlato e Toso e l'esterno col numero 8 Scali. Rimessa per Vigevano, sarà come al solito Panzini a impostare il gioco. Vecerina col pallone, serie di blocchi che smarcano Verri sul centro del campo, piccolo con Birindelli, scarico fuori per Vecerina, attacca Vecerina, mano destra, contatto non sanzionato, assorbe bene con la spalla il contatto l'esterno di Vigevano, che adesso ha qualcosa da ridire. Al pari ruolo San Giorgio in attacco con Bocconcelli, scarico fuori per Parlato che pensa di tirare, poi penetrazione fuori per Toso, resto e tiro, sbaglia difesa di Vigevano che cattura rimbalzo, poi Panzini si stende ora, formazione ducale con Verri sulla linea da tre,
a fare i pick and roll con Birindelli che taglia dentro. Bella azione qua di Vigevano che trova un facile appoggio da sotto con il lungo Birindelli. Mette il naso avanti, 45-43 Vigevano, recupera lo svantaggio e si porta in vantaggio. Intanto parlato con una penetrazione che non è proprio il suo marchio di fabbrica, ma qua c'era proprio un'autostrada e non si poteva esimere il numero 57 di San Giorgio per la nuova parità sul 45 pari. Birindelli, post basso contro il numero 8 di San Giorgio Scali, sbaglia però il lungo vigevanese, allora San Giorgio in attacco con Rota sul centro, scarico fuori per Scali da 3, e mette la bomba Scali. Vigevano deve essere bravo a non concedere questi tiri pieni per terra, soprattutto al numero 8 che è molto talentuoso anche in questo tipo di conclusione. Benzoni ora tenta di rispondere anch'egli con una tripla che non ha esito positivo. San Giorgio recupera rimbalzo in attacco subito, ritmi alti anche in questo inizio di terzo quarto, consegnato con Parlato. Ora ancora il tiro dall'altra parte del campo, Scali che non ci pensa due volte. Panzini piccherò con Birindelli, solito passaggio dietro per la difesa San Giorgio. Berry si incunea e trova il fallo ma non il canestro, saranno due tiri liberi. Classica penetrazione dell'esterno di Vigevano. Che ha sempre molta confidenza in questo fondamentale. Buono il primo. E segna anche il secondo. Bravo Patrizio Verri a riportare sotto di uno i suoi. San Giorgio ora in attacco, escono dei blocchi esterni subito di prima intenzione, arresto e tiro sbagliato, ma rimbalza l'attacco l'ennesimo e canestro alzando la parabola del piccolo play della formazione ospite. Rota, Panzini, scarico per Birindelli in attacco da due punti, se va sbaglia, carambola e palla per Vigevano in attacco, sarà rimessa laterale. Ci poteva stare questa conclusione, era completamente solo al centro del campo Birindelli, ha nelle sue corde questo tiro e giustamente ci ha provato. Ora è Panzini alla rimessa per il numero 0 Verri, ancora in penetrazione questa volta con la mano sinistra, è bravissimo Verri a trovare anche il fallo e quindi andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Ancora una penetrazione, un bel dilemma questo per la difesa di San Giorgio, trovare un esterno che sia almeno alto quanto Verri ma nel frattempo anche veloce di piedi per opporre resistenza. Mette anche il tiro libero Patrizio Verri, ricordiamo miglior marcatore in queste prime quattro partite per Vigevano. San Giorgio in attacco intanto con una conclusione del play Rota che non ha esito positivo, allora Panzini per Benzoni, palla nelle mani di un caldissimo Patrizio Verri, ora Vecerina, di nuovo Benzoni, palla dentro Birindelli, spinta del numero 4 Bocconcelli che è costretto a mettere anche le mani pur di fare qualcosa contro il ben più pesante giocatore di Vigevano che ora avrà rimessa in attacco. Palla per Benzoni, su linea tre punti, subito tripla del Benzo che purtroppo non prende neanche il ferro, ma questa è una conclusione assolutamente nelle sue corde. Vediamo che adesso Benzoni ha qualcosa da ridire all'arbitro, forse
c'è stato un piccolo tocco non sanzionato. Infatti ci sembrava strano che un giocatore come lui non potesse prendere nemmeno il ferro, ma adesso in attacco San Giorgio, un po' sbasso per Toso, doppiato dalla difesa di Vigevano che però non riesce a ultimare il recupero. Allora ha parlato da casa sua, prova la bomba, sbaglia, ma è lestissimo il piccolo e veloce play di San Giorgio, ruota a conquistare il pallone. E adesso vediamo mini summit in campo tra i giocatori di San Giorgio per organizzare questa rimessa. Ricordiamo la parità nel punteggio, 50 pari e una sostanziale parità anche nelle conclusioni al tiro, 48% per San Giorgio, 51 per Vigevano. Bocconcelli da tre punti, sbaglia, rimbalzo Minoli, transizione offensiva per Vigevano. Minoli intanto è entrato per Panzini, scarico fuori Benzoni, arresto e tiro del Benzo, sbaglia, ma è un classicissimo tiro dei suoi, pesta la linea intanto giocatore di San Giorgio. Allora rimessa per Vigevano in attacco, entra nel frattempo Ferri, gli lascia il posto Birindelli, abbassa il quintetto coach Piazza, proverà allora a far giocare da numero 4 tattico Verri, visto che dall'altra parte il numero 4 è occupato da Parlato. Minoli piccherò con Benzoni, cambio della difesa di San Giorgio, e allora dovremo sfruttare questo mismatch. Tripla di Ferri da tre punti, sbagliata, tocco col piede di un giocatore di Vigevano e allora sarà rimessa per San Giorgio. Cambio anche nelle file sangiorgesi, rientra il numero 22 di Gianni per il lungo Toso. Si fa sentire intanto il pubblico di Vigevano in città dei suoi. Parlato in post basso contro un esterno di Vigevano, adesso attacca Scali, ben contenuto da Vecerina, di nuovo ancora Parlato che insiste, guarda se ci sono dei tagli dei suoi, prova la tabella, ma è andato un po' a memoria in questo frangente il lungo San Giorgio. Allora Vigevano ha la possibilità di ributtare il naso avanti nel caso trovasse un canestro. Vediamo Vecerina da tre, e così è, Vecerina bomba che riporta Vigevano avanti di tre. Molto positiva la partita quest'oggi per Vecerina anche in fase d'attacco, con ben 10 punti, prima partita in doppia cifra per il giovane vigevanese. Intanto San Giorgio attacca, mano sinistra insistita e canestro galleggiando in area per Bocconcelli. Adesso vediamo che gli arbitri sanzionano un fallo tecnico a carico del numero 8 Scali. E allora ci sarà il tiro libero per Patrizio Verri. Cambio intanto per San Giorgio, rientra col numero 7 Roveda per il numero 9 Rota, va a segno il tiro libero per Verri. Vigevano di nuovo avanti di due, con San Giorgio che ha esaurito il bonus a 4 minuti e 11 dalla fine di questo terzo quarto. Minoli col pallone, imposta la manovra, chiama il gioco corna, sarà il doppio blocco alto e Ferri adesso a fare il finto 4. Vecerina a palleggiare, a trovare il compagno di squadra Benzoni in post basso, solito tiro del Benzo cadendo all'indietro, bellissima conclusione, marchio di fabbrica letteralmente possiamo dirlo per il Benzo. Vigevano più 4, ora San Giorgio sul centro con il numero 22 a scaricare per la bomba poi del numero 7 Roveda, appena entrato in campo, appena rientrato in campo scusate,
a ricucire lo strappo, meno uno per San Giorgio. Vigevano in attacco con Benzoni, bellissima questa fase, non c'è un attimo di pausa a trovare il fallo di Parlato e a dire anche qualcosa all'avversario. Si spiegano adesso i due. E se era stata Vigevano nel primo tempo a raccogliere pochi falli, e adesso invece è proprio la formazione ducale a costringere sistematicamente al fallo la difesa sangiorgese. Due tiri liberi per il Benzo, che non le manda certo dire ha Parlato. Mette il primo, il numero 36 ducale, e adesso l'arbitro però sanziona fallo tecnico al giocatore vigevanese che mentre era sul tiro libero continuava a parlare. Però almeno lasciamogli finire di fare due tiri liberi, perché erano stati sanzionati questi due tiri liberi sulla precedente azione. Quindi deve prima finire di tirare il secondo tiro libero Benzoni, e poi ci sarà un tiro libero per Legnano. Gli arbitri invece fanno prima tirare il tiro libero alla formazione ospite e poi fanno ultimare l'azione da due tiri liberi al giocatore vigevanese. Molto singolare questa fase di gioco. Sbaglia Benzoni il secondo tiro libero e Vigevano comunque avanti di un punto, 57-56. Ora dovranno essere bravi i giocatori a non farsi innervosire dopo tutto questo tempo passato a spiegarsi tra di loro e con gli arbitri. 3 secondi fischiati all'attacco sangiorgese, e allora Vigevano recupera il pallone. Minoli in attacco col pallone a chiamare l'uscita dai blocchi del numero 0 Verri. Subito pick and roll, anzi no, penetrazione e fallo, ennesimo fallo subito dall'esterno vigevanese, che indica la strada ai suoi per uscire da questa fase nervosa della partita. Intanto rientra Petrosino per Benzoni, che esce tra gli applausi del Palabasletta. Forse Piazza vuole semplicemente permettere al lungo vigevanese di calmarsi un attimo e di riprendere la concentrazione per il successivo rientro in campo. Sbaglia intanto il primo tiro libero Verri, ma mette il secondo, Vigevano più due. In attacco Roveda subito a infilarsi tra la difesa, ma sbaglia, contropiede Vigevano, subito Vecerini ad attaccare, mezzo contatto non sanzionato, poi perde purtroppo il pallone, si è un po' intestardito qui e si è andato a infilare in un vicolo cieco. Raddoppiato il giovane esterno di Vigevano, fino adesso autore di una bellissima prova. Rimessa allora a San Giorgio per gli ultimi 2 minuti di gioco. Vediamo Parlato in post basso contro Ferri, palleggio insistito di Parlato che si smarca bene, poi scarico per il compagno col numero 22 di Gianni, che insacca un comodo appoggio da 2 punti per la parità sul 58 pari. Vigevano, Petrosino, pick and roll, rolla dentro, ignorato dal compagno, ma risale per un altro pick and roll, e allora Verri si mette in proprio, ma pesta la linea di fondo e devono essere bravi adesso gli esterni di Vigevano
a non infilarsi in questi pertugi con poco spazio. Prima Vecerina, adesso Verri, palle perse sanguinose, soprattutto quando la partita è punto a punto. Si siede nel frattempo Verri e rientra il campo Birindelli, assetto normale adesso con Ferri che ritorna a fare l'esterno e i due lunghi Birindelli Petrosino. E intanto brava San Giorgio a smarcare sulla linea dei tre punti Parlato per la sua quarta tripla. San Giorgio ributta naso avanti più tre, 61-58, Vigevano in attacco ora a dover rispondere. Vecerina da tre punti, Ferro, rimbalzo Legnano che spinge subito con l'esterno, con il numero 7 Roveda, bravo a incunearsi e a pescare il fallo di Ferri. Scusate, sì, il fallo di Ferri, avevo detto giusto. Rientra il numero 8 Scali. Rimessa da fondo per San Giorgio. Roveda, penetrazione, scarico per Colombo, consegnato Piccarò centrale, Cozzoli Colombo, Cozzoli scarico fuori, bella manovra questa adesso per San Giorgio. E brutto errore però di Roveda che dà il largo al contropiede vigevanese, mano sinistra per Minoli che però perde la maniglia, palla persa di nuovo Vecerina, adesso fase un po' confusionaria, Vecerina fuori per Minoli, finta di tiro, penetrazione, scarico per Petrosino e bel canestro da sotto di Petrosino che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per il meno uno di Vigevano. 45 secondi alla fine, San Giorgio adesso in attacco ma palla quasi recuperata di Vecerina. Colombo, post basso di Colombo doppiato, dovrà essere bravissimo il lungo di San Giorgio che infatti perde il pallone. A sua parziale discolpa possiamo dire che era veramente difficile uscire da questo vicolo cieco, da questa trappola messa su dalla difesa di Vigevano che ora avrà presumibilmente l'ultimo possesso. C'è una discrepanza di circa 8 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della fine di fine quarto. Birindelli adesso consegnato per numero 6 Minoli, palleggio assistito di Minoli, Birindelli fuori, bella manovra questa, Ferri bomba, sbaglia il numero 3 di Vigevano, adesso 5 secondi per San Giorgese per trovare una conclusione da tre punti. Roveda, vediamo che sbaglia, non prende neanche il ferro e finisce qui il terzo quarto, 61-60 per San Giorgio. Diamo come di consueto un po' di statistiche. Allora termina quindi qui il terzo quarto con la LTC San Giorgese avanti di 1 contro la Elachem, parziale di quarto 19-18 per Elachem Vigevano. Allora i punti del singoli giocatori, allora con numero Minoli 4 punti, Birindelli 4, Ferri 1, Petrosino 14, Vecerina 13, Benzoni 9, Verri 15. Per quanto riguarda la LTC San Giorgese, con 6 punti Bocconcelli, Di Anni 4, Roveda 11, Cozzoli 2, Scali 8, Colombo 10, Rota 4, Parlato 15 e Toso 1. Situazione falli, c'è Benzoni e Panzini per la Elachem con 3 falli, mentre per quanto riguarda la LTC San Giorgese sono praticamente tutti a due falli. Diamo quindi ora la linea alla pubblicità, a più tardi.
sta per iniziare questo quarto ed ultimo quarto di questa bellissima partita che vede San Giorgio sul Legnano condurre di un punto, 61-60. Equilibrio in tutto il terzo quarto, che infatti ha visto nel parziale vincere Vigevano 19-18. Vediamo se questa sostanziale parità verrà confermata anche nell'ultima frazione. Scali adesso a mettere un canestro da due punti difficilissimo in post basso, svitandosi, cadendo all'indietro. Canestro di talento, ma lo sapevamo che il numero 8 ospite è giocatore di grande portata offensiva. Ora è Panzini a scaricare per Birindelli, tiro da fuori dell'oriundo che si incastra sul ferro, e allora in attacco San Giorgio con Colombo consegnato per Scali. Scali attacca, si sente caldo, mano destra, appoggia, sbaglia Minoli senza aspettare i compagni, va in attacco, contropiede, uno contro tutti, Minoli sbaglia, ma pestano la linea i giocatori di San Giorgio, che è adesso un ulteriore screzio tra Minoli e Cozzoli, subito si chiariscono però i due. Rimessa in attacco Vigevano con Ferri che chiede a gran voce che qualcuno dei compagni si faccia vivo. Minoli fuori per Birindelli, Birindelli dietro per Petrosino, è bravissimo Lorenzo Petrosino, top scorer di giornata con 16 punti e soprattutto un 7 su 7 da 2, non ha fatto neanche un errore Lorenzo Petrosino per il nuovo meno 1 di Vigevano. Pick and pop adesso del numero 22 di Gianni, che però pesta la linea laterale, allora sarà rimessa laterale per Vigevano. Dicevamo Petrosino top scorer di questa giornata, bravissimo, 100%, oltre che da due anche tiri liberi con 2 su 2 dalla lunetta. Ora Ferri in attacco, Panzini, scarico per Ferri, Ferri in penetrazione, perde per un attimo il controllo del corpo, quasi graziato possiamo dire in questa situazione, da una scorretta posizione del corpo dei difensori sangiorgesi che regalano il fallo all'esterno di Vigevano, che ora è sulla lunetta per i due tiri liberi. Nelle file ospiti invece il miglior marcatore è Salvatore Parlato con 15 punti grazie alle ben 4 triple segnate. Mette il primo Ferri. E segna anche il secondo. Avanti Vigevano di 1, 64-63. A 8 minuti e 12 dal termine. Pick and roll centrale di San Giorgio con il lungo che rolla dentro, penetrazione insistita, perde il pallone l'esterno di San Giorgio, allora Birindelli cost to cost del lungo di Vigevano, scarica fuori per Panzini, Panzini aspetta il rientrante Minoli leggermente zoppicante, vedremo se ci sarà bisogno di un cambio. Panzini per la bomba, si arresta e bomba del Panz che fa esplodere il palabasletta, canestro di fondamentale importanza sia per il Panz ma soprattutto per Vigevano, che ributta decisamente a questo punto il naso avanti, perché è un più 4, non è solo un più 1. 67-63 San Giorgio, ma non ci sta, prova subito a rispondere con una tripla sbagliata e allora Vigevano nelle sapienti mani di Panzini a impostare la manovra. Vediamo se riproporrà un'altra bomba il Panza, scarica per Birindelli, intercetto qui della difesa sangiorgese che è brava anche a pescare in fallo Birindelli. E intanto minuto chiamato da San Giorgio
per bloccare l'inerzia positiva di Vigevano con la bomba del Panz che ha spezzato proprio l'equilibrio anche psicologico di questa fase di gioco, con Vigevano che mette il naso avanti non più di solo una lunghezza ma di 4 punti. Non saranno tantissimi, ma quando una partita è in sostanziale parità possono voler dire tanto anche 4 punti. Panzini, Lorenzo, che nell'ultima partita in casa è stato letteralmente il mattatore della rimonta e poi del vantaggio nel famoso terzo quarto contro Empoli. Oggi non aveva ancora segnato dal campo, ma ha scelto il momento migliore per iscriversi a referto. L'esperienza di Panzini e il suo apporto fondamentale per questa squadra. Squadre tornate sul campo e San Giorgio ad attaccare e a mettere all'esterno sulla doppia uscita il numero 4 Bocconcelli, che si fa tutta la linea di fondo per poi arrestarsi e trovare un canestro e fallo da 2 punti nel resto di tiro, galleggiando in aria. E qui è stato più un merito dell'attacco che un demerito della difesa. Ricordiamo che l'esterno di San Giorgio fa valere anche quasi 2 metri di altezza e era molto difficile per l'esterno di Vigevano contrastargli il tiro. Mette anche il tiro libero aggiuntivo e San Giorgio si riporta subito sotto di un punto. Minoli in attacco. Ferri Piccarol con Petrosino. Fallo della difesa. Ancora un po' di nervosismo adesso tra Ferri e Scali. Birindelli in attacco di schiena ad attaccare spalla canestro, classica conclusione forse un po' toccata dalla difesa. Fatto sta che San Giorgio è già in attacco con Scali che prova il passo d'incrocio, poi lotta a rimbalzo, ne ha la meglio la squadra ospite che nel frattempo rimette sul campo parlato per questi ultimi 6 minuti e mezzo di partita. Preferisce coach Quilici l'esperienza di parlato alla freschezza atletica del numero 22 di Gianni, e Vigevano invece rimette dentro Vecerina per un comunque positivo Minoli. Fallo qui fischiato subito in attacco al numero 40 Toso, che non è fermo mentre effettua il blocco, e allora lascia il posto al più esperto numero 15 Stefano Colombo. Dicevamo, rientra Vecerina che viene premiato per l'inizio di partita che lo ha visto sugli scudi. Ora Panzini in attacco, esce dai blocchi Ferri Petrosino, pick and roll, rolla dentro Petrosino, consegnato Benzoni Panzini, Panzini ancora dentro, fuori per Benzoni, sui 3 punti. Bellissima azione questa di Vigevano, Petrosino purtroppo non riesce a concluderla con un canestro, ma glielo perdoniamo, il primo errore di serata. Petrosino adesso se la dovrà vedere con Parlato, salta sulla finta e purtroppo Parlato ne approfitta di questo salto a vuoto del lungo di Vigevano per insaccare la quinta tripla che porta sul più 2 San Giorgio. Vigevano ora vuole subito rispondere e allora Ferri, bomba di Ferri sul ferro, si spegne il tentativo dell'esterno di Vigevano senza un attimo di tregua. Adesso Parlato caldissimo, scarico dentro per Scali, stoppato da Petrosino che prende la palla, prende un po' tutto, forse anche un po' il corpo dell'esterno sangiorgese. Non ha dubbi l'arbitro nel sanzionare il fallo, quarto fallo ricordiamo, anzi no, terzo fallo per Petrosino, importante per lui comunque
rimanere in campo vista l'ottima partita di quest'oggi. Rientra Verri per Ferri sulla lunetta, il numero 8 Scali. Segna il primo tiro libero il classe 98 Scali, sbaglia il secondo e allora Vigevano a provare a rimpattare. Petrosino pick and roll con Vecerina, vediamo se Vecerina tenterà la tripla oppure uno scarico per Benzoni. Benzoni fuori per Verri, ora ultimi tre secondi, dovrà inventarsi un miracolo Verri, vediamo, sbaglia all'esterno di Vigevano e allora rimbalzo della difesa sangiorgese, subito in attacco con il piccolo play rota, scarico fuori per Scali, forse doppio palleggio, sì, infrazione effettivamente chiamata e minuto invocato da coach Piazza. Vigevano meno 3, 67-70 a poco meno di 5 minuti dalla fine di questo quarto forse un po' meno bello dei primi tre, dove però c'è molta sostanza da parte di entrambe le formazioni che non vogliono assolutamente cedere alle iniziative avversarie. Ricordiamo anche una parità a livello di falli di squadra, tre falli ospiti e tre falli anche per la formazione di casa. Abbiamo anche un conteggio totale per quanto riguarda la situazione falli, 17-15 per Vigevano, dove nello specifico abbiamo con tre falli Petrosino e il numero 4 Panzini insieme al numero 36 Benzoni, mentre invece nelle file sangiorgesi abbiamo con 4 falli Toso e con 3 falli il numero 4 Bocconcelli. Riprende il gioco Panzini per Vecerina. Vecerina purtroppo si fa intercettare il passaggio dalla difesa sangiorgese e vediamo sul cubo del cambio Minoli che probabilmente prenderà il posto proprio di Vecerina, che però non si dovrà distrarre da questa difesa prima di lasciare il posto al compagno. Panzini, parlato ancora a tre punti, sbaglia il lungo di San Giorgio e allora Verri per Panzini, piccherò con Petrosino, Petrosino rolla dentro ancora di nuovo pick and roll, manovra insistita adesso sul quarto di campo per Vigevano, Benzoni per Vecerina, Vecerina prova la bomba, vediamo, e bomba di Vecerina che costringe Piazza a non chiamare il cambio che era per lui. Inerzia di nuovo positiva per Vecerina, per Vigevano, per tutto il Palabasletta, 70 pari a 3 minuti e 53 dalla fine. Colombo sbaglia la penetrazione, adesso è il momento di spingere, dai Benzo, Panzini in attacco, ma ritorna bene in difesa San Giorgio che non permette il facile contropiede agli avversari. Panzini doppio piccherò all'alto, ancora Benzoni che si apre sul centro del cambio, ora è Verri per Petrosino, Petrosino ancora per Verri, Verri da tre punti forzato ma doveva per lo scadere del tempo, sbaglia Verri. San Giorgio con numero 9 Rota in attacco, Rota per Colombo, Colombo penetrazione, contatto non sanzionato dal coppia arbitrale e allora è Panzini sul 70 pari per questi ultimi 3 minuti, mini supplementare a impostare la manovra. Vecerina chiama a sé, caldissimo Vecerina per Petrosino, si fa intercettare il pallone e poi purtroppo si fa fischiare un fallo antisportivo. Vecerina, gioie e dolori Vecerina per Vigevano, l'ultimo canestro è stato proprio segnato dal numero 7 che adesso viene pescato in un fallo di inesperienza.
Vecerina che dopo la palla persa ha provato a rifarsi subito. Fortunatamente per Vigevano però il play ospite sbaglia il primo tiro libero e segna però il secondo, il numero 9 Rota. 71-70 San Giorgio, Vigevano esaurisce il bonus con 4 falli di squadra. Nuovo fallo adesso del Panz che non si deve fare nervosire. Ci poteva stare questo fallo, non aveva lasciato il giusto spazio all'attaccante. Bravo a prendere il tempo a Panzini che cede il posto a Minoli. Sbaglia il primo tiro libero, dicevamo Panzini in quella situazione di gioco lontano, così lontano dal canestro, doveva forse staccarsi un po' di più per non commettere fallo. Segna il secondo tiro libero, Rota riporta i suoi avanti di 2. Ora Birindelli, vediamo Birindelli a pescare il probabile quinto fallo. Probabile quinto fallo, dicevamo, del lungo Toso, costretto a lasciare il campo per il numero 22 di Gianni. E allora anche San Giorgio esaurisce il bonus. Da qui in poi sarà sempre tiro libero anche per Vigevano. Rimessa dal fondo in attacco, se ne incarica Minoli. Palla nelle mani esperte di Birindelli, vediamo cosa farà adesso lungo di Vigevano. Step back cadendolo indietro, bello ma non concreto questo movimento perché non porta il canestro. E allora San Giorgio sul più 2 a impostare la manovra d'attacco. Il play ospite a sbagliare la conclusione. Pallone che va a infilarsi sulla struttura del canestro. Chiede scusa ai compagni per questo tiro forse un po' affrettato. Il numero 9 ospite Toso, scusate, il numero 9 Rota. Piazza protesta, dice sostanzialmente che si è buttato il giocatore avversario. E allora Vigevano prova a portarsi in parità. Minoli, Benzoni, Benzoni consegnato per Vecerina. Vecerina, mano sinistra, entra e insacca. Bravissimo Vecerina a trovare i 2 punti della parità sul 72 pari. Ultimi 2 minuti di gioco. Ora i tifosi di Vigevano provano un po' a fischiare, a far sentire il caldo pubblico vigevanese. E adesso l'arbitro non si fa distrarre e pesca in fallo tecnico il piccolo play Rota, che aveva segnato comunque nella sua azione offensiva, quindi è buono il canestro, ma tiro libero a disposizione della squadra vigevanese in ragione di questo fallo tecnico sanzionato. Se ne incaricherà il numero 0 Verri. E qui possiamo tranquillamente dirlo, in esperienza del giovane play, perché aveva tutti gli occhi addosso in quanto già nell'azione precedente aveva tentato di accentuare un contatto nell'azione di tiro. Verri sbaglia il tiro libero del fallo tecnico e allora Vigevano rimane sotto di 2. 1 minuto e 45 alla fine di questa partita. Ultimo minuto e mezzo infuocatissimo. Vediamo Minoli per Verri. Verri pick and roll con Birindelli. Adesso le mani il pallone nelle mani di Minoli. Minoli in penetrazione centrale. Si incunea e bravo a pescare questo canestro Minoli. Nuova parità. 74 pari. Bolgia il palla Basletta.
Piccherol centrale, Rota ha parlato, Rota vuole giocarsela lui, Rota, penetrazione, scarico fuori per Di Gianni, tripla di Gianni che trova il fondo della rettina, fa veramente male questa tripla. A 1:10 dalla fine, brava San Giorgio con pazienza a trovare il giocatore libero. Per un attimo Di Gianni è stato dimenticato dalla difesa, che però doveva giustamente un po' convogliare al centro dell'area per le attenzioni dovute nei confronti della penetrazione ben condotta dal numero 9 Rota. E ora Piazza avrà il da fare per riportare i suoi di nuovo in parità, perché ricordiamo Vigevano adesso si trova sotto di tre lunghezze, 74-77. Vediamo quale sarà la scelta in attacco di Vigevano, di coach Piazza. Nelle mani di chi ricadranno le responsabilità degli ultimi possessi in attacco? E anche da queste situazioni che una squadra matura, cresce e consolida le proprie gerarchie in campo. Vediamo Minolli e la rimessa laterale. Birindelli a ricevere il pallone, anzi si incune nella difesa, bellissimo scarico per fuori per Panzini, intanto rientrato in campo, sbaglia il pass ma ci stava, doveva tirare questa bomba. Ora pallone nelle mani di Panzini, fuori per dentro per Birindelli, Birindelli nasconde un po' il pallone, poi si fa largo e pesca il fallo della difesa sangiorgese e in particolare del numero 57 Salvatore Parlato. Terzo fallo e subito se ne accusa per stemperare un po' la tensione Parlato. Cambio Vigevano, rientra Ferri per Panzini. Ci hai provato Panz, quella bomba avrebbe sbloccato ma dovevi prendertela, non fa niente. Birindelli mette il primo fondamentale tiro libero che riporta sotto di due punti Vigevano. E purtroppo non va, lotta a rimbalzo e rimessa che gli arbitri dopo un attimo di esitazione assegnano a Vigevano. 14 secondi per concludere adesso per la formazione ducale, che ha una grande opportunità. E allora Piazza vuole giocarsi tutte le sue carte per far rientrare Panzini, molto più pericoloso secondo coach Piazza in attacco del compagno di squadra Minolli. Berri la rimessa per Ferri, Ferri fuori per Panzini, Panzini fuori per Benzoni, tripla immediata di Benzoni che trova il fondo della retina per un basletto invisibilio. E adesso Vigevano ributta il naso avanti, 78-77. Vediamo cosa farà San Giorgio, brutta botta psicologica qui per San Giorgio. Vediamo Rota, palleggio, virata, bella azione, ma Vigevano recupera. Vediamo se vorrà accelerare i tempi oppure ragionarci sopra Vigevano. Panz pesca il fallo e i due tiri liberi del numero 9 Rota e adesso sono solo applausi e urla di incitamento del proprio pubblico, tutti in piedi al palabasletta per questi tiri liberi di Panzini. Sbaglia in un susseguirsi di emozioni bellissime gli ultimi 21 secondi. Sbaglia il primo tiro libero, dicevo, Panzini. Fondamentale mettere questo secondo tiro libero e mette, bravo Panz, a riportare un minimo di vantaggio alla sua squadra. Vigevano 79, San Giorgio 77. Ora una fase stupenda della partita. Mancano solo 21 secondi, vediamo le due squadre ora in panchina per il minuto. Vediamo quale sarà la scelta di San Giorgio,
se provare a vincere questa partita con un tiro da tre punti, se Vigevano magari costringerà ai tiri liberi San Giorgio per provare lei a giocarsi l'ultimo possesso in attacco. In queste situazioni si dice sempre: o ci si fida di più della difesa e allora non si fa fallo, o ci si fida di più dell'attacco e allora si spende il fallo pur di avere poi l'ultimo possesso. Le squadre tornano sul parquet. Per questi ultimi bellissimi 20 secondi. Vediamo, Vigevano fa la scelta di non fare fallo e di difendere. Vediamo Ferri contro Loveda. Adesso Loveda insiste nel palleggio. Palleggio centrale, penetrazione, fallo sanzionato al numero 3 Ducale Ferri e tiro libero supplementare perché Roveda è stato molto bravo, non c'è nient'altro da dire. Era una situazione difficilissima quella nella quale si era incuneato il giovane numero 7 San Giorgese e riporta in parità 79 pari i suoi, anzi adesso ha anche l'occasione con un tiro libero di portare San Giorgio in vantaggio di un punto. In ogni caso ci sarà minuto perché coach Piazza vuole organizzare questa rimessa. Sbaglia Birindelli, palla per Ferri, mancano 8 secondi adesso, vediamo cosa deciderà di fare. Ferri si butta dentro, contatto non sanzionato dagli arbitri, Ferri ancora, palla in attacco, Birindelli prende il pallone e sbaglia. Conclusione che in ogni caso non sarebbe stata ritenuta valida dagli arbitri. E allora supplementari qui al Basletta, 79 pari. Bellissima partita. Non bastano 40 minuti per decretare la squadra vincitrice. Diamo come di consueto ancora un po' di numeri. Allora termina quindi il quarto quarto in parità, perfetta parità, 79 pari, il parziale però è a favore della Elachem, 19-18. Allora Ferri 3 punti, Benzoni 12, Verri 15, Birindelli 5, Minoli 6, Vecerina 18, Petrosino 16, Panzini 4, quindi questi punteggi singoli parziali della Elachem Vigevano. Per quanto riguarda invece la LTC San Giorgio Sulegnano, Bocconcelli 9, Parlato 18, Roveda 13, Rota 8, Scali 11, Diani 7, Cozzoli 2, Toso 1 e Colombo 10. Ricordiamo che è già uscito per 5 falli Toso per quanto riguarda la LTC San Giorgese, mentre per quanto riguarda la Elachem ci sono a 4 falli Panzini, a 3 falli Petrosino e Benzoni, e invece per la LTC appunto oltre a Toso che è uscito per 5 falli abbiamo 3 falli per Bocconcelli e Parlato e poi 2 falli per Rota, Scali, Diani, Cozzoli. Quintetto Vigevano con Panzini, Ferri, Verri, Birindelli e Benzoni. Risponde San Giorgio con Scali, Parlato, Rota, Diani e il numero 7, autore dell'ultimo canestro di San Giorgese, Roveda. Ora Vigevano in attacco per questi 5 minuti di supplementare. Ferri piccherò al centrale, rolla dentro, Birindelli si apre per la bomba. Benzoni sbaglia, rimbalzo in attacco Vigevano, bravissimo Birindelli ad assicurare i suoi un extra possesso. Ora di nuovo Birindelli fuori per Ferri, Ferri prova la bomba e Alessandro Ferri da 3 punti riporta avanti di 3 lunghezze Vigevano, 82-79. Scali piccherò il comparlato che
non blocca, si apre subito, forse infrazione di passi non sanzionata dagli arbitri, poi pesta la linea. Quest'oggi le linee laterali, le linee di fondo hanno fatto davvero una strage, potremmo così dire. È Piazza a chiamare il gioco d'attacco per Vigevano, mezzaluna, Panzini consegnato per Ferri, Ferri per Benzoni, solita sequenza di passaggi adesso per Vigevano, che però vuole andare dentro da Birindelli, Birindelli contro Digliani, vuole far vedere esperienza, scarico fuori per Verri, Verri la tripla e ancora Patrizio Verri, doppia bomba di Vigevano che apre il supplementare con questi due siluri da tre punti. È solo un macigno sulla testa dei giocatori di San Giorgio, che ora provano a ribattere con il numero 8 Scali, che sbaglia la conclusione, palla poi recuperata da un indemoniato Rota, il più piccolo di tutti, ma riesce a conquistarsi questo ennesimo rimbalzo d'attacco. San Giorgio che rimette sul campo il classe 95 Stefano Colombo, e esce Roveda e rientra anche Bocconcelli col numero 4. Dicevano, con queste due bombe fa un piccolo break di 6-0 e si porta sull'85-79 conducendo questi primi due minuti di supplementare con autorità. Ora dalla lunetta San Giorgio a ridurre un po' lo svantaggio, mette il primo, Rota, e segna anche il secondo. Ora Vigevano deve essere brava a continuare a giocare in attacco e a non amministrare questo piccolo vantaggio di 4 punti. Panzini per Birindelli, Birindelli in post basso a far valere i centimetri e i chili, e rovesciato delizioso che però non trova il fondo della retina, e allora San Giorgio di nuovo in attacco con Scali da 3 punti e bomba, bomba del numero 8 Scali, che fa molto male a Vigevano. Di prima intenzione il numero 8 di San Giorgio a insaccarla da 3 punti. Vigevano in attacco con Panzini, scarico da fuori per Verri, Verri fuori per Benzoni, Benzoni Birindelli, adesso Panz che ha la possibilità di rifarsi, e allora Panz non ci pensa su due volte. È raro che sbagli due tiri di fila, infatti Lorenzo Panzini mette la bomba del nuovo più 4 di Vigevano. Rota per San Giorgio in attacco, sfidato al tiro Rota, e anche Rota mette il canestro da 3 punti incitando i suoi, e adesso è una partita bellissima, canestro da una parte, canestro dall'altra parte. Vigevano ora, Panzini, Birindelli, Panzini si assume la responsabilità di questo tiro che non va, e allora San Giorgio sul meno uno ha la possibilità di ritornare in vantaggio. Rota ancora, palleggio insistito, Rota caldissimo dentro per Colombo, Colombo post basso, gli arbitri vedono però prima della conclusione un fallo della difesa vigevanese, in ogni caso porterà a due tiri liberi in ragione del bonus già esaurito dalla difesa ducale. Minuto intanto e fuori per 5 falli il numero 4 vigevanese Panzini. Si conferma anche in questo supplementare la sostanziale parità, equilibrio tra le squadre già manifestato in tutto il secondo tempo, in particolare nell'ultimo quarto, equilibrio praticamente identico anche nel confronto alle percentuali al tiro, visto che entrambe le squadre tirano dal campo con un 47,8%.
Vigevano che nell'arco di tutto il secondo tempo ha saputo anche riequilibrare il conteggio dei tiri liberi. Rientrano le squadre in campo e ci saranno due tiri liberi. Pesa tanto adesso il pallone nelle mani del lungo sangiorgese, che sbaglia il primo. E segna però il secondo per la nuova parità sull'88 pari. 1 minuto e 50 dalla fine di questo primo tempo supplementare. Minoli per Benzoni, Benzoni fuori per Verri. Verri, vediamo se cederà il pallone al compagno Birindelli dentro, ma è marcato bene da Colombo. Allora ancora fuori per Minoli, Minoli per Birindelli, di nuovo Minoli. Adesso bisognerà inventarsi un tiro, mancano 3 secondi. Il pubblico mugugna e allora bravo qui il play vigevanese a pescare in fallo la difesa ospite, che forse regala un po' questo fallo. Mette il primo tiro libero importantissimo Minoli per il nuovo vantaggio vigevano. E mette anche il secondo, bravo Tommaso Minoli, glaciale, freddo dalla lunetta per questo nuovo più due di Vigevano. Rientra Diani per Colombo. Vediamo cosa si inventerà l'attacco di San Giorgio. Bocconcelli, Bocconcelli per Parlato, Parlato ancora per il play Rota, Rota, palleggio insistito, vediamo cosa farà Rota, si butta dentro, non cade alle finte Benzoni, ma è bravissimo ancora una volta il play Rota a trovare il canestro della nuova parità 90 pari. Vigevano in attacco, Verri, Verri esce dai blocchi portati dai compagni, ma proprio su questo blocco Birindelli subisce il contatto del giocatore ospite. E allora saranno altri tiri liberi dalla lunetta. Un po' storto questo tiro libero per Birindelli, ma è fondamentale metterne anche soltanto uno. Sbaglia anche il secondo purtroppo il lungo vigevanese e ora San Giorgio ha la possibilità di andare di nuovo in vantaggio. Vediamo cosa deciderà di fare l'attacco sangiorgese. Rota cede il pallone a Diani, Diani di nuovo per Rota, le vuole tutti lui questi palloni. Tiro da 3 punti di Rota che sbaglia, rimbalzo vigevano, Minoli, gioco corna, doppio piccherol alto, Birindelli, palla per Benzoni, Birindelli va dentro, Benzoni gli dà il pallone, adesso Birindelli vorrà pescare il fallo, Benzoni da 3 punti, vediamo il Benzo, sbaglia ma rimbalzo l'attacco per Verri che non si avvede dell'arrivo di un avversario, adesso vigevano per vincere la partita negli ultimi 8 secondi, vediamo, Minoli, Minoli si butta dentro. Sbaglia Minoli, ma adesso Vigevano deve essere brava a difendere, non fare fallo. Vediamo, a Rota ancora, in penetrazione, palla fuori per Scali, Scali, palleggio resta tiro, ma sbaglia e 90 pari, non basta un tempo supplementare per decretare la squadra vincitrice, secondo supplementare qui al Pala Basletta. Partita bellissima, ma il Cardio Palma diamo ancora un po' di statistiche di questo fine primo tempo supplementare.
Allora, 90 pari, 11 pari, quindi il parziale. 6 punti per Ferri, 12 Benzoni, 18 Verri, 5 Birindelli, 8 Minoli, 18 Vecerina, 16 Petrosino, 7 Panzini che è uscito per 5 falli per la Elachem. Per quanto riguarda la LTC invece, 11 Colombo, 18 Parlato, 7 Di Anni, 15 Rota, 14 Scali, 9 Bocconcelli, 2 Cozzoli, 1 Toso che è uscito per 5 falli e 13 Roveda. E ora vediamo cosa ci aspetta per il secondo tempo supplementare. San Giorgio già sul parquet. Dopo un ottimo avvio di supplementare per Vigevano con le due bombe che avevano creato quel mini break di 6-0, poi bravissima San Giorgio a ricucire lo svantaggio appoggiandosi soprattutto al giovanissimo Play Rota, davvero indemoniato nel volere tutti i palloni più scottanti, più importanti, anche nel concretizzare i canestri. Ora Rota viene lasciato volontariamente dal suo allenatore in panchina, ma solo per prendere un po' di fiato, perché sicuramente ritornerà in campo a breve, lo rivedremo sul cubo. È vero, il vero mattatore del primo supplementare per la squadra ospite, che adesso è in attacco con Roveda, Parlato, Cozzoli sotto per Parlato, che vuol far valere la maggior prestanza fisica contro l'esterno di Vigevano, ma sbaglia, rimbalzo della difesa e allora solito piccherò l'alto con un lungo che si andrà a infilare dentro e l'altro fuori per le spaziature corrette. Intercetto della difesa e allora rimessa Vigevano. I giocatori sicuramente saranno anche un po' stanchi dopo questi già 50 minuti di gioco. Qualche difficoltà per rimettere la palla in campo per Vigevano, ma Minoli adesso a condurre la manovra. Sempre Birindelli sotto e Benzoni fuori, questa è la scelta di Vigevano. Arresto e tiro intanto, bellissima esecuzione che però non è esito positivo per Patrizio Verri e allora San Giorgio subito dentro. Scarico fuori per Parlato, Parlato bomba, bomba che viene sbagliata dal lungo sangiorgese. Vigevano transizione con Minoli, ricciolo largo però di Verri che non vuole il pallone, si butta dentro Birindelli, l'area è tutta di Birindelli, quello è il suo campo. Rimbalzo in attacco di Ferri che però sbaglia la conclusione, arriva da dietro Benzoni che chiama i suoi a marcare il proprio giocatore che non riesce a marcare perché è andato a rimbalzo d'attacco. Parlato adesso, allora ancora insistere su Minoli. Deve essere bravo l'esterno a non fare fallo. Colombo, Colombo consegnato per Digliani. Digliani adesso nell'inconsueta posizione di tre, di nuovo dentro per Colombo. Colombo lotta e sbaglia da sotto la conclusione. Accenna un contropiede Minoli, ma i compagni sono troppo stanchi per correre anch'essi sul campo. E allora azione ragionata questa per Vigevano. Ferri da tre punti, prova lui a concludere. Sbaglia la bomba, ci poteva stare qui la difesa. Gli aveva lasciato spazio e lui è un tiratore. Vediamo Piazza che mette Petrosino sul cubo dei cambi, sfidato letteralmente al tiro. Roveda che raccoglie la sfida ma sbaglia. Ora fase un po' di stanca della partita, i giocatori sono molto provati, fase lenta di gioco, ma ci sta al secondo supplementare. Ora ogni possesso è decisivo, consegnato di Birindelli che va dentro a far valere la stazza fisica e coglie in fallo il lungo ospite Colombo. Bravo qui l'oriundo a trovare i due tiri liberi. Come dicevamo poc'anzi, Rota di nuovo in campo a condurre il gioco per i suoi, sicuramente vorrà lui i palloni più scottanti. E dalla lunetta Birindelli, fondamentale aver segnato il primo,
Ricordiamo, le squadre ovviamente sono entrambe in bonus. E mette anche il secondo per il 92-90 Vigevano. Esce a prendere un po' di respiro Birindelli, ma sarà in caldo per un eventuale rientro. Petrosino rientra, San Giorgio pick and roll con Parlato, pick and pop, adesso si apre, Parlato sbaglia per fortuna la conclusione, e allora Vigevano a provare a mettere un po' più di vantaggio. Minoli un po' di problemi nel palleggio, Benzoni ancora a stazionare sulla linea da tre punti, adesso quasi sulla linea e palleggio restituito del Benzo, sbaglia la lotta Berri e trova il fallo gladiatorio in questo frangente, il numero 0 di Vigevano che costringe al terzo fallo l'atleta ospite numero 22 di Gianni. E allora rientra Birindelli per Benzoni, adesso fa una rotazione a tre lunghi piazza per far rifiatare un pochino i suoi. Non ci stupirebbe se lo stesso Benzoni, appena uscito, tra poco tornerà in campo. Intanto Verri mette il primo tiro libero, fondamentale, più 3 Vigevano, più 4 Vigevano, possiamo dire mini break, ma lo diciamo a voce bassa perché era già avanti di 6 nel primo tempo supplementare, poi San Giorgio era stata bravissima a ricucire lo strappo. Ora il pallone nelle mani di Rota, vediamo se farà un passaggio o se nemmeno la passerà nessuno per fare tutto lui. Passaggio a Scali, bomba da 3, rimbalzo all'attacco di Parlato, virata, ancora Parlato, folle canestro qui di Parlato che si è ritrovato a rimbalzo d'attacco non contro un pari ruolo bensì contro un esterno, e allora ha potuto fare un po' la voce grossa per questo. Come dicevamo, girandola di cambi per i lunghi, di nuovo dentro Benzoni per Petrosino. Sulla lunetta ha Parlato a trovare il meno 1, 94 Vigevano, 93 San Giorgio. Minoli adesso a chiamare il gioco e Sincunia, bravissimo Minoli a trovare il canestro in penetrazione, molto molto bravo l'esterno di Vigevano. E allora Vigevano 96 San Giorgio 93, passaggio in salto rischioso di Bocconcelli, fuori per Digliani, Digliani ha un attimo di esitazione, palleggio, scarico fuori, ma la palla è di Vigevano, la palla è di Vigevano. Inerzia della gara adesso per la squadra ducale che costringe la palla persa gli ospiti. Cambio adesso per San Giorgio, fuori Rota e dentro di nuovo Roveda, ma siamo sicuri che Rota rientrerà per gli ultimi secondi. Vecerina adesso cede giustamente la palla al più esperto Minoli, autore dell'ultimo canestro. Ferri Verri adesso presumibilmente giocherà un pick and roll con Benzoni decide, anziché di andare fuori, di andare dentro per lasciare lo spazio di penetrazione al compagno di squadra che si avvita su se stesso ma sbaglia la conclusione difficilissima. San Giorgio in attacco, Scali sulla linea tre punti ma non tira. Roveda adesso, vediamo cosa farà, se tenterà la penetrazione, così è, sbaglia. Vigevano adesso dovrà essere brava a tenere un ritmo basso per questi ultimi 35 secondi per amministrare il vantaggio di tre punti. Pick and roll, Minoli Benzoni fuori per il numero 0 Verri, Vecerina per mettere il punto di chiusura a questa partita, ma sbaglia la bomba Vecerina, coraggiosissimo l'esterno di Vigevano, e adesso San Giorgio
con 15 secondi ha la possibilità di pareggiare. Vediamo, viene lasciato andare dentro, meno 1 canestro in penetrazione, 96 Vigevano, 95 San Giorgio. Non c'è un attimo di tregua, finale thriller anche per questo secondo tempo supplementare, e ora sicuramente San Giorgio vorrà spendere il fallo, bloccare il cronometro e mandare dalla lunetta possibilmente il peggior tiratore di tiri liberi di Vigevano. Vigevano che con questo minuto si porterà già nella metà campo offensiva e potrà così guadagnare velocemente un po' di campo. Un po' di coreografia adesso al Basletta, con un tifoso che è travestito da demone in ragione della festa prossima di Halloween, prova a caricare in modo particolare i propri giocatori. Squadra in campo per questi ultimi 10 secondi e 80 centesimi. Ripetiamo, bellissima partita questa oggi al Palabasletta. Secondo tempo supplementare, più uno Vigevano che dovrà amministrare il vantaggio. Incredibilmente San Giorgio non fa fallo. Fallo che arriva soltanto in questo frangente, e qua ci sarebbe molto da dire su questo fallo. Abbiamo visto in queste occasioni, non ultima quella settimana scorsa contro Empoli, questi falli sanzionati con fallo antisportivo, e invece qui per gli arbitri è un semplicissimo fallo. Sbaglia nel frattempo il primo tiro libero Verri, ora è fondamentale per mettere un possesso di distanza, segnare quantomeno il secondo. Bravo Verri, e allora Roveda a buttarsi, San Giorgio intercetto, 3 secondi alla fine di questa partita, bellissima partita, lo ripetiamo, non ci stancheremo mai di dirlo. E allora San Giorgio avrà 3 secondi di tempo per organizzare una rimessa, e vediamo che cosa sarà, quale sarà la scelta da parte di San Giorgio. Vediamo se Vigevano intanto vorrà fare fallo, ma non penso proprio, perché sul più 2 non si fa mai fallo, soprattutto quando mancano 3 secondi. Si deve difendere, sedere basso, mani alte nel proprio cilindro, far vedere bene che non si sta cercando di andare a stoppare per evitare falli sanzionati dagli arbitri. Immagino che coach Piazza starà dicendo ai suoi di cambiare su tutto, cambiare su ogni blocco, anche sui blocchi di spostamento, perché ci sarà una serie di tagli, blocchi, riblocchi, blocchi e pop fuori. Adesso il pubblico cerca di far sentire tutto il calore ai propri giocatori, fischiando la squadra ospite. Vediamo San Giorgio con Bocconcelli, gli arbitri dicono che bisogna ancora aspettare, vogliono un attimo sistemare la situazione, gli arbitri vogliono capire bene che i giocatori non tengano la maglia degli avversari. Allora Verri fa vedere bene le mani, esce parlato, prova una preghiera ma sbaglia, e allora Vigevano ad aggiudicarsi meritatamente questo secondo tempo supplementare e la partita. Vigevano 97, San Giorgese 95, vittoria importantissima questa per la Elaken Vigevano, che scaccia i fantasmi, anche le streghe, visto che siamo in tema di Halloween, e si riporta alla vittoria. E vediamo coach Piazza che va sotto la curva a incitare i suoi tifosi. I tifosi raccolgono l'invito, e letteralmente indemoniati, impazziti anche i tifosi, a festeggiare questa vittoria. Ma onore al merito a San Giorgio per aver combattuto fino alla fine.
Allora, mentre le squadre iniziano i festeggiamenti, la squadra di Vigevano inizia il saluto a metà campo e anche la squadra ovviamente della LTC San Giorgese saluta l'importante gruppo di tifosi arrivati da San Giorgio su Legnano che ha affollato la curva ospiti del Palabasletta. La Elachem quindi si aggiudica questa partita dopo due tempi supplementari per 97-95. Diamo la lettura dei parziali. Allora, Ferri 6 punti, Verri 21, Birindelli 7, Benzoni 12, Minoli 10, Vecerina 18, Petrosino 16, Panzini 7. Per quanto riguarda la LTC San Giorgese, Colombo 11, Parlato 21, Dianni 7, Roveda 15, Bocconcelli 9, Scali 14, Rota 15, Toso 1 e Cozzoli 2. Ricordiamo il prossimo appuntamento è per domenica prossima, 4 novembre, ancora qui al Palabasletta, la casa del basket vigevanese, alle ore 18. Ospite della Elachem Vigevano 1955 sarà la Solbat Basket Golfo Piombino. Quindi ricordiamo 4 novembre ore 18 il prossimo appuntamento. Quindi per quanto mi riguarda, Alessandro Casalino, è tutto. Lascio il microfono per gli ultimi saluti a Mirko Cavallaro. Saluti a tutti anche da parte mia e vi do l'invito a seguirci per la prossima partita in casa, 4 novembre contro Piombino. Avete assistito a una bellissima partita e qui al Palabasletta sono così le partite. Ciao a tutti e buonasera.